Grazie Presidente. In Israele la destra nazionalista cresce, in Cisgiordania l'autorità nazionale palestinese vive una seria crisi e a Gaza Hamas tiene sotto ostaggio i civili. Di fronte a questa assenza di politica e l'escalation di violenza in Israele e Palestina, l'Europa non può limitarsi alla condanna, ma deve dare vita adesso a una pace giusta per i popoli coinvolti. La risoluzione che voteremo domani va proprio in questa direzione. Due popoli e due stati, con Gerusalemme unica capitale, seguendo i confini del 1967. Le occupazioni illegali israeliane in Cisgiordania devono finire, così come il blocco nei confronti di Gaza. E allo stesso tempo è necessario agire contro Hamas, che ancora invoca la distruzione di Israele e compie atti terroristici di matrice antisemita. Sono convinto che l'Unione Europea, assumendo la leadership di una nuova conferenza internazionale, possa e debba finalmente porsi come soggetto diplomatico decisivo nel rilanciare un vero processo di pace tra Israele e Palestina. Grazie.